Heather McPallister. Gli ascoltatori, buona giornata da Senzia Locchi. Oggi è la festa degli innamorati e il Senzia Locchi sta ritorno sul caso appunto di Jessica, la ragazza scomparsa da Orezzo. È trascorso un mese e ancora appunto della ragazza non si è saputo più niente. Ora io mi chiedo, neanche il corpo appunto è stato ancora ritrovato. Lasciai gli inquirenti molto probabilmente, se non trovano il corpo possono fare delle ipotesi. Io da ciò che ho visto, purtroppo Jessica ha incontrato qualcuno che gli ha fatto del male, perché adesso io mi chiedo, non come sensi Dio, ma come persona, mi chiedo una cosa: ma in questo mese chi la alimenta? Una persona non può, non credo che possa stare un mese senza mangiare, non credo che avesse disponibilità economica appunto Jessica. Però anche il fatto che ancora non è stato ritrovato il suo corpo mi fa in un certo senso sperare, da essermi sbagliato di ciò che ho visto, però lo strumento a me mi ha detto che c'è qualcuno che l'ha fatta sparire. Ora è trascorso un mese, continuo a lamentare una scarsa sensibilità al caso da parte dei media e le indagini appunto ora non so a che punto sono. Comunque è anche vero che se appunto era Jessica la persona vista appunto nella chiesa in via Merulana, fosse stata Jessica, credo che gli inquirenti l'avrebbero già portata a casa. Questo non è avvenuto, dunque io da ciò che ho visto purtroppo non è più in vita. Comunque io spero sempre, perché è una ragazza molto religiosa, una brava ragazza, poi io spero da sbagliarmi e attendiamo se magari ci siano delle novità. Di nuovo amici, buon proseguimento di giornata a voi tutti da Sensitiva Locchi di Ciliegia.